In Italia noi siamo pronti per partire con uno studio che arruolerà 10.000 individui ad alto rischio, definendo la popolazione tra i 55 e gli 80 anni, individui fumatori attuali o ex fumatori di almeno un pacchetto di sigaretto da meno di 15 anni. Questi sono i criteri standard e si intende arruolare in 18 centri praticamente dispersi su tutto il territorio nazionale. In modo principale o in modo preminente sono degli IRCCS, ma esiste anche il nostro centro, che è un centro puramente universitario all'ospedale Orbassano di Torino, che inizieranno, come ho appena detto, ad arruolare in un periodo di meno di 2 anni circa 10.000 individui. Cos'ha di particolare questo studio? Questo studio guarda due aspetti. Uno alla frequenza dello screening, perché sulla base di studi precedenti si è potuto osservare che individui che sono negativi per la presenza dei noduli all'attacco spirale a basso dosaggio iniziale, si può dilazionare o si può diluire la frequenza dello screening ogni altro anno, quindi da uno screening annuale a uno screening ogni 2 anni, quindi con una riduzione di impegno di risorse umane. E secondo, guarda il ruolo di 2 microRNA che sono stati identificati in studi precedenti svolti all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dal dottor Pastorino e dalla dottoressa Sozzi.